Sì, ci siamo. Salve a tutti youtubers, Filippo Fiorenza qui. E salve a tutti youtubers, il vostro Filippo Fiorenza qui con una nuova recensione. Oggi parleremo del nuovissimo Le strade del male, distribuito dai miei cari amici di Netflix, adattamento dell'omonimo romanzo composto nel 2011 dallo scrittore Donald Pollock. Premetto che questa recensione si baserà esclusivamente sul film, non ho mai letto nessuna pagina dell'opera originale, quindi sarà solo sul film la recensione. Cast d'eccezione per questa nuova pellicola, con attori del calibro di Tom Holland, freschissimo, proprio fresco dai panni di Spider-Man e anche del futuro Uncharted, di cui sono veramente gasato. Bill Skarsgård, lo conosciamo tutti quanti per aver preso i panni di Pennywise nel nuovo adattamento di It composto da Stephen King, e anche bravissimo in Castle Rock, che vi consiglio caldamente di recuperare. Jason Clarke, altro protagonista di altre pellicole di Stephen King, come quello del remake di Pet Sematary e di Terminator e di altri 177 miliardi di film, uno più bello dell'altro. Sebastian Stan, un altro protagonista dell'universo Marvel. E last but not least, Robert Pattinson, che abbiamo visto in almeno 4 film in tutto questo 2020? Credo di sì. Per quanto riguarda la trama, invece, ci troviamo in un piccolo paesino disperso dell'Ohio. Qualcosa di davvero strano succederà alla vita del giovane Arvin, che dovrà scontrarsi con delle strane forze del male che colpiranno la sua famiglia. Già dall'anno scorso si sentiva odore di successo per questo film, e poi c'è stato, perché a parte il cast stellare, un film che nonostante tutto mi ha convinto. Due ore e mezza circa, minuto più, minuto meno, che riescono a conquistarmi tantissimo. Innanzitutto dalla fotografia, una fotografia stupenda, dei costumi eccezionali, una scenografia adatta in tutto e per tutto a quello che erano gli anni addietro. Come ho detto prima, cast stellare che mi ha convinto al 100%, a partire dal più giovane di tutti, ovvero Tom Holland, che per uno strano scherzo del destino ancora lo vedo come il giovanissimo Spider-Man, ma sono sicuro che piano piano riuscirà anche a trovarsi per lui un suo spazio e piano piano abbandonerà definitivamente i panni di Spider-Man. Poi abbiamo invece il nostro anche giovane, ma che piano piano si sta togliendo i panni di It addosso, ovvero Bill Skarsgård, che nonostante il ruolo non proprio centrale del film, quasi, devo cercare di dosare bene le parole perché altrimenti mi uccidete nei commenti, riesce a convincermi. Un personaggio oscuro, tetro, ma che comunque riesce sempre ad avere un alone di mistero, ma che piace. Jason Clarke, quest'uomo riesce anche solo con lo sguardo a conquistarti. Uno sguardo magnetico che, anche se tiene in mano un sacco di patate, ti riesce a conquistare. Quanto fascino ha quest'uomo. Poi c'è Sebastian Stan, che bravo, dai, va, non si può dire che sia proprio scarso. E poi abbiamo Robert Pattinson, che da The Lighthouse in poi, grande film che vi consiglio, a Tenet, Batman, e chi più ne ha, chi più ne metta, riesce a crescere tantissimo come attore. Penso che sia uno dei pochi, può essere banale come frase da dire, ma uno di quei pochi attori che riesce a crescere tantissimo. E l'ha dimostrato, e sono sicuro che lo dimostrerà anche in futuro. Un film dark thriller intenso, ben costruito, ben consolidato. Anche i personaggi stessi riescono ad avere in un certo senso una giusta dimensione. Se devo trovare una pecca in questo film, sono proprio i personaggi. È un po' strano da dire, ma seguitemi nel discorso. Il film dura circa 2 ore, 2 ore e mezza. Come avete potuto vedere, abbiamo un cast
nutrito, bello intenso di attori che nel loro singolo hanno dedicato un film a sé stante. E ecco, questo è il problema del film: sono la presenza di troppi attori bravi, chi più chi meno, in un solo film. Non riescono ad avere i giusti momenti di ogni singolo attore. E se ci pensate, un pochettino strano come cosa, perché abbiamo un personaggio come Robert Pattinson, che è forse il personaggio più strano e enigmatico che c'è in tutta quanta la pellicola, sì e no, avrà 30 minuti per lui. Poi abbiamo il personaggio di Tom Holland, che avrà un altri 20 minuti. Quello abbiamo di Sebastian Stan, quello di Bill. Comunque, tanti momenti che sono spezzettati, che un po' ti danno un pochettino di confusione, un pochettino di ma che sta succedendo? Momenti un pochettino contorti, ma che comunque ti danno un leggero amaro in bocca, dicendo perché non hanno evidenziato più il personaggio di Robert Pattinson rispetto a quello di Tom Holland. Il regista, secondo me, ha cercato anche di limitare questo gap che c'è nelle storie di ogni personaggio, unendola alla maestria della fotografia, delle transizioni. Però comunque, ok, può funzionare, però è strano da dire, ma questo film poteva risultare meglio in un sottoforma di serie TV, dando il dovuto spazio ad ogni singolo personaggio, che in 2 ore e mezza. Io non sono un fan delle serie TV, di solito prendono un film famoso, un libro famoso e ci sbattono via una serie TV da 10 puntate da 2 ore l'una, poi alla fine poteva risultare meglio un film. Ecco, in questo caso forse era meglio il contrario. Una serie TV, secondo me, avrebbe diminuito molto di più questo enorme, non enorme problema, però diciamo questa piccola pecca durante il film. Quindi ragazzi, che dire, spero che la recensione del nuovissimo Le strade del male vi sia piaciuta. Vi metto qua sotto il link in descrizione il trailer. Grazie Netflix per la distribuzione. La prossima settimana una nuova recensione, speriamo. Ciao.